Come si fa ad abbandonarli? Guardando questi splendidi cagnetti appena nati, la domanda è più che spontanea. Nei mesi in cui l'abbandono diviene un fenomeno ancora più triste e odioso, l'assessore all'ambiente del comune di Taranto, Francesca Vigiano, e Clarissa Francisco, responsabile della cooperativa Kratos, che gestisce i tre canili comunali, hanno lanciato un nuovo appello all'adozione del canile sanitario di Via Galeso. Gli amici a quattro zampe ospitati dalla struttura godono infatti di ottima salute e vengono curati al meglio, nonostante le temperature altissime dell'ultimo periodo. Sono pronti ad essere accolti in una nuova famiglia e a portare in dono affetto e compagnia. I canili sono aperti tutti i giorni e hanno bisogno anche di volontari che facciano passeggiare e tengano compagnia per qualche ora ai nostri piccoli amici. Lo facciamo in questo periodo, questo appello, proprio perché a fronte di numerosi abbandoni che sono stati effettuati negli ultimi giorni, ovviamente noi vogliamo spingere chi ha la volontà di accogliere nella sua famiglia un cane. Come cooperativa gestiamo il canile San Rafael, che è un canile rifugio, e lì gli orari sono per i volontari lunedì, martedì, giovedì e sabato. Possono venire dalle 9.30 fino alle 12.30. I volontari che si dedicano a portare a passeggio i cani, a fargli le coccole, a metterli in piscina, insomma, fanno un'opera meravigliosa. All'impianto a stabulazione libera di Paolo VI possono andare dalle 9.30 alle 12 tutti i giorni. Anche nel canile sanitario di Via Galeso 150 i cittadini si possono avvicinare e fare attività di volontariato dalle 9.30 alle 13.